Eterno Orlando, ce l'ha fatta. Lascia dietro Ferrandelli e Forello. Eterno Orlando, ce l'ha fatta. Ancora non c'è il bollo sopra il risultato, siamo agli albori, ma i dati che affluiscono, exit poll e prima numeri, regalano al sindaco uscente una forbice che va dal 39 al 43% circa, e quindi il superamento della fatidica soglia, il 40%, che permette di evitare al ballottaggio, è proprio a portata di mano. Azzardiamo zero dunque una ipotesi, Leo Luca Orlando resta sindaco di Palermo e si laurea come il primo cittadino più longevo fra le grandi città italiane. Indossò la fascia tricolore nel 1985 quando erano i consigli comunali ad eleggere il sindaco, ed è rimasto in carica per quasi 30 anni con alcune pause di centrodestra. Delusione nel centrodestra, azzoppato della Lega Nord e di Fratelli d'Italia, che avevano un loro candidato, Lavardera, perché Fabrizio Ferrandelli, pur sommando i voti della coalizione con quelli del suo movimento I Coraggiosi arriverebbe al 25-26%. Terzo posto, invece, per i grillini, che con Ugo Forello salgono sul podio, ma registrano una sonora sconfitta. Ugo Forello è uno dei 6 primi leader di Dio Pizzo, è stato sponsorizzato, forse senza grande convinzione, da Beppe Grillo, che è venuto a Palermo per sostenerlo, è andato anche a Genova, incassando anche lì una sonora sconfitta. A meno che l'orientamento rilevato dai primi sondaggi e dai primi numeri non venga ribaltato, dunque, le previsioni sono state rispettate, tutto sommate. Il dubbio, infatti, alla vigilia, riguardava il raggiungimento della soglia del 40% da parte del sindaco uscente, mentre Ferrandelli era dato al secondo posto, e Forello al terzo. È troppo presto per fare conti in prospettiva. Per ora accontentiamoci di questa prima riflessione, basata sui pochi numeri che possediamo. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.